Ciao belle donne, benvenuti su Women Chic. Oggi sono qui a mostrarvi un po' di acquisti che ho fatto. Ci sono delle cose nuove del canale, tra cui libri di make-up, unghie, dei tools particolari. Quindi ecco, state sintonizzate perché vi mostrerò tante chicche. Allora, partirei con la novità della primavera 2023 di Diego Dalla Palma, che è uscita con questa collezione che vi mostro un po' qui nella foto, in cui c'è una palette occhi, dei blush, dei rossetti, degli smalti, un ombretto in crema e diciamo che io ho acquistato due pezzi, la palettina occhi e uno dei due smalti. Allora, la palettina, quella autunnale, non l'avevo presa, qualcuno mi aveva anche scritto perché andando in negozio, swatchando, non mi era sembrata particolarmente pigmentata. Questa primaverina mi è sembrata un po' meglio, e però ve lo anticipo già, rispetto alle solite performance, alle palettine di Diego, l'ho trovata leggermente meno pigmentata, meno performante. E il pack è bellissimo perché questo blu elettrico, che è uno dei miei colori preferiti, questo blu pervinca. E vi faccio vedere comunque la palette qui in tonza. Vedete, ha 6 cialde, di cui 3 colori matte e 3 luminosi. Vi mostro qui gli swatch di quelli luminosi, ce n'è uno proprio burrosissimo, cremoso, stile appunto di, come vi dicevo prima, degli ombretti di Diego Dalla Palma, e poi altri due shimmerini, quello azzurrino meno luminoso e quello lilla rosato più luminoso. E come al solito ve la mostro in azione. Ho utilizzato per ricreare questo make-up tutti i colori della palette. La palette, chiaramente, avete visto, ha questi colori pastello che ricordano molto i fiori, essendo appunto una collezione primaverile, sfrutta proprio queste colorazioni dei primi fiori che sbocciano in primavera. Allora, per quanto riguarda il luminoso che ho messo al centro della palpebra col dito, è proprio burrosissimo, molto bello, molto luminoso. E gli altri, appunto, come vi dicevo prima, non sono particolarmente brillanti. E per quanto riguarda il blu che ho utilizzato nell'angolo esterno dell'occhio, quando ho fatto lo swatch sul braccio, non era molto pigmentato, ho dovuto fare due o tre passate, però poi col pennello sull'occhio rende molto bene. Molto chiari sono quel lilla che ho utilizzato sotto la rima infracigliare, e l'arancione, diciamo così, che ho utilizzato nella piega dell'occhio per sfumare i colori. Si vedono poco, ma non perché non siano pigmentati, ma semplicemente perché hanno questa caratteristica di essere dei colori pastello. Allora, cosa dire di questa palette? Carina, per chi piacciono queste colorazioni, è molto bella, perché come avete visto il make-up finale è molto delicato, sofisticato, fresco. La qualità è molto buona, però ho delle palette Diego Dalla Palma che mi fanno un po' più volare, diciamo così. E l'altro pezzo che ho preso è uno dei due smalti, è questo viola pervinca che indosso sulle mani. La qualità degli smalti di Diego è indiscussa, durano tantissimo, sono pigmentati della prima passata, belli lucidi, ecco, ve li mostro qui in ingrandito. Questo viola che non rende bene in camera, perché già la mia camera sfalza è viola, però questo viola particolarissimo che non avevo tra i miei smalti, mi piace molto. Avete potuto vedere che nell'anulare c'è quella sorta di glitter. Vi voglio parlare di questo perché è una sorta di polverina che mi ha regalato una mia collega, perché lei, insomma, aveva queste unghie bellissime, che potete utilizzare anche senza fornetto, senza gel, quindi per chi utilizza lo smalto normalmente. Mettete il vostro strato di smalto, poi con una spugnettina ce lo picchiettate sopra, poi ci mettete il top coat, e l'effetto è questo. A seconda, ecco, poi della base che voi ci mettete, cambia. Andate in fissa con queste polverine. Ne ho comprato un set su Amazon. Vedete, le spugnette sono quelle classiche da make-up. Questa è la scatolina, sono 6 colorazioni, ve li faccio vedere così perché spolverano tantissimo. E anche queste, in base alla base di smalto che ci mettete, se è esso chiaro, trasparente, o io l'ho utilizzato sul nero, hanno un effetto olografico, metallizzato. Questo è l'effetto che ha sulle mie unghie. Ne ho messo una colorazione su ogni dito su base nera, proprio per farvi vedere bene la resa del colore. E certo, una mano così tutta arlecchino non è il massimo, però come potete vedere qui nella clip, le cialde sono minuscole, quindi io non so se con le unghie lunghe una cialdina di un colore mi possa bastare per tutte le 10 dita. Quindi ecco, non mi sono spinta troppo in là, però comunque io vi lascio il link se siete interessate. Poi, se avete le unghie corte, è una bella idea, perché, ecco, come vi faccio vedere nelle foto, si possono ricreare diversi effetti secondo i vostri gusti.
Quindi ecco, questa è una novità per chi non usa il semipermanente, perché con quelli potete fare degli effetti bellissimi, che per chi non lo fa come me, che mi piace insomma cambiare sempre, questo potrebbe essere una valida alternativa. Sono stata da Primark a comprare i suoi soliti tools e oggettini vari che mi piacciono soprattutto esteticamente. Come sapete sono una fan di Harry Potter e ogni volta che esce qualche gadget nuovo da Primark lo compro, anche perché costano così poco che ne vale anche la pena. Io comunque vi lascio qui la playlist in cui vi mostro tutti i gadget beauty che ho comprato a tema Harry Potter. Allora, ho comprato innanzitutto, e di questi sono contentissimi, i fermaglietti, quelli che non lasciano il segno sui capelli, quindi che vedete che io utilizzo sempre durante il make up. Qui ne avete 8 e sono quindi da qui e da qua. Ce ne sono due per ogni casata, non so se potete notare anche sulla parte metallica c'è inciso il simbolo della casata, sono molto molto carini e soprattutto utili per il prezzo che hanno, 4 euro, ottimo. Poi ho comprato le due pinzette per le sopracciglia, ve li faccio vedere, io queste ancora non le ho utilizzate, e abbiamo quella con Edvige che ha il solito taglio fatto così orizzontale, e poi quella con appunto il simbolo delle casate di Hogwarts, che ha questa puntina, proprio questa fatta a punta così per i pelini più sottili. Non le ho provate, però vi ripeto, io le compro fondamentalmente come gadget perché mi piacciono. Poi sempre di Harry Potter ho trovato appunto i dischetti riutilizzabili per lo struccaggio, anche qui dedicati ognuno alla casata di Harry Potter. Ve ne mostro uno giusto per farvi capire, mostro quello corvo nero, che poi è la mia casata preferita, sono morbidissimi, proprio morbidi, hanno i due lati per struccare, per fare l'esfoliazione, poi sono risciacquabili, molto carini, anche i bordi sono decorati con le casate. E poi ultima cosa è questa cuffietta da doccia che io utilizzo spesso perché tutti i giorni non li posso lavare. Lo mostro perché è particolare, che dentro vedete di spugna per non rovinare i capelli. Poi c'ha questo affarino, insomma, per stringerlo a seconda. Quindi è fatta così, vedete, è impermeabile, molto carina, sopra ci sono disegnati anche i simboli delle casate. Carina anche la cuffietta da doccia. Poi cosa ho comprato da Primark? Ho creato il mio vassoietto di bibite, ora vi mostro, cioè questi qui sono dei lip balm a forma di bibite, in poche parole la Pepsi. Ora chiaramente non sono dei lip balm chissà quanto nutrienti, ma sono carinissimi e super profumati, quindi questo odore appunto di Pepsi. Come Pepsi c'è anche quello alla spina, diciamo così, con tutti i cubetti di ghiaccio, si svita ed è fatto così, anche questo profumatissimo di Coca-Cola, insomma di Pepsi. Poi c'è la 7-Up, questa l'avevo già comprata, ve l'avevo già mostrata in un altro video col ghiaccio. E poi c'è questa qui, la Slush Puppy, che queste bevande blu alla blueberry, questa ha un profumo dolcissimo buonissimo. E poi infine questo Frappè Jelly Belly, però questo qui invece sì, non è insomma nel tappo, è così a rotazione. Sono molto carini anche i pack, ve li mostro comunque qui nella foto incartati. Posto per quanto costano, insomma, sono bellini se li utilizzate così da battaglia, come faccio io da soprammobili. E poi vabbè, velocemente ho comprato delle salviettine che io porto sempre in borsa perché sono per mani, viso, rinfrescanti, quindi sempre utile quando siete fuori, e le mie solite salviettine all'acqua micellare per levare gli swatch quando faccio i video. Andiamo avanti, vi volevo mostrare un set di sponge che ho comprato da Douglas in offerta, questo di Morphe. Io ho sentito parlare tantissimo di questa spugnetta che era virale, questa spugnetta che sembra fatta un po' vellutata. Io mi trovo bene con quella di Real Techniques per le polveri, ha questo taglio particolare, morbidissimo, e poi c'era abbinata anche questa rossa così. Essendo in offerta, avendone sentito parlare benissimo, ho deciso di acquistarlo, ma non le ho ancora provate, ma sono curiosa perché questa goda di una fama, infatti ripeto, è virale. A proposito di Morphe, ho utilizzato il per l'eyeliner che vi ho mostrato nel precedente video, che vi lascio qui, e questo è l'eyeliner che ho ricreato. Vi ho detto che ve ne avrei parlato in seguito, mi piace tantissimo, i pennelli applicano benissimo, i cake sono favolosi, e soprattutto questo nero che ho utilizzato, quindi bello, andatela a vedere perché merita assolutamente. Altro
L'unico prodotto che invece ho ricevuto è particolare, come ho detto all'inizio, sono dei patch che vengono utilizzati per il tiraggio della pelle, cioè per dare un effetto lifting al vostro viso, cioè per farvi capire, sono questi adesivi che potete applicare, poi li potete tirare per appunto liftare parte del viso. Vi faccio vedere che l'ho applicato un po' sulla parte dell'ovale del mio viso, dove vedete c'ho un po' di cedimenti, le nasolabiali, e potete notare insomma che dalla parte destra alla parte sinistra è visibile l'effetto. E poi ecco, quando lo mettete in questa zona conviene avere comunque i capelli davanti, potete anche metterci il trucco sopra, oppure se volete alzare un po' il sopracciglio come ho fatto io, poi con la frangia mettendola sopra non si notano assolutamente, potete notare l'effetto tra le due sopracciglia. E c'è da dire che su di me l'effetto è poco visibile, perché come sapete io utilizzo i dispositivi a microcorrente, quindi comunque ho il viso abbastanza tonico, almeno nei limiti del possibile, e quindi ecco, ho visto anche su Instagram degli effetti molto più evidenti. Ce ne sono 40 pezzi e comunque giù nell'info box trovate il link per poterli acquistare col 20% di sconto su Amazon. E mi hanno incuriosito quando mi hanno contattata, ho accettato, perché io poi fondamentalmente non so se li userei nella vita quotidiana, perché ne avevo letto anni fa su un libro di Stefano Anselmo, io non so se voi lo conoscete, quindi ora vi voglio mostrare due libri, perché io colleziono anche libri make-up. Stefano Anselmo è uno dei primi make-up artist famosi nella storia, era il truccatore di Mina, Anna Oxa. Questo è un manuale che utilizzano nelle scuole di trucco, è un bel manuale anche costosetto, di cui ci sono le correzioni di tutte le parti del viso, occhi, naso, viso, bocca, pelle age, trucco sposa, insomma tutto quello che c'è da sapere sul make-up. È un libro bellissimo, chiaramente illustrato, spiegato in tutti i dettagli, diviso in capitoli. Ecco, io ce l'ho da anni e anni e anni, penso si trovi ancora. Io vi lascio comunque giù il nome e tutto nel dettaglio. E diciamo, questo è stato uno dei primi che ho comprato. Invece l'ultimo che ho comprato, che l'ho trovato assolutamente, è il manuale invece di Eri Chioba, non so se la conoscete, è una youtuber che seguo, anche lei makeup artist, insegna appunto in accademia. Vi lascio magari anche qui il link del suo canale, perché io lo seguo spesso e volentieri. E questo diciamo che è una visione più moderna di quello, è un pochino più soft, nel senso che quelle molto più dettagliate per ogni tipologia di correzione, e questo invece tratta anche un po' di storia del make-up, vi dà dei consigli, dei tutorial, vi illustra anche un po' i pennelli da utilizzare, parla di armocromia, e costa nettamente meno della metà di quel libro, però devo dire è stato molto piacevole, molto utile, mi è piaciuto anche moltissimo questo. Ora, vi ho detto quello di Stefano Anselmo perché appunto in questa pagina di cui ho messo il segna libro, vedete, c'era proprio il capitolo dedicato ai tiranti. Qui vabbè, roba di fili, roba professionale, quindi questi adesivi qui sono l'alternativa più semplice da utilizzare, fai da te. Bene, queste erano le novità. Io comunque spero che questa breve carrellata di libri vi abbia fatto piacere. Se vi interessano tipologie di questo tipo, io ho tantissimi libri e riviste dedicate al make-up, quindi potremmo dedicare un video un pochino più approfondito, quindi fatemi sapere giù nei commenti. È tutto per ora, ci vediamo al prossimo video, ciao!